Comunque guarda che quattro tempi ci metti almeno un mese per capirlo, prima di riuscire a carburare come va e cosa fa. È diverso dal due tempi, Vado a tanto. casa a prendere 55 minuti. Io però non giro, non mi vergogno. Ma Ma non riesco più a prendere gli stivali. Perdo gli stivali, caro, tanto così. Le hai presi dove? Dove le hai? No, le ho trovate usate altre volte. Ma non sono tutti uguali, anche lì. Perché ci sono certi che sono più larghi in alto, No! Sbagliato. Che marcia sei? Seconda. No, qui ho sbagliato, ho accelerato sul No, arriva più lungo. Il momento che esci fuori dal tronco, non fermarti subito, perché tu tendi a chiudere tutto e ti si inchioda. Ma se... Oh, lasciala andare un pelino appena appena, che gli va dietro la gobbetta. Perché così c'hai già sul dietro, il dietro ti scappa fuori. Poi Luigi, vuota la ruota quando sei giù, perché è piena di fango. Dai, vai a prenderla, dai. Porta dietro stivali, portati il coso, portateli lo stesso. Tanto se sei qua... Così... Hai visto lui come fa? Però lui con i suoi due tempi è più veloce. La tua, quando tu chiudi, che sei saltato sul tronchetto, tende subito a fermarsi. Se ti si ferma, ti frega su qua. Quindi il tempo che arrivi su allunga la via subito un pelino, non chiuderla tutta. La nostra è balorda, appena la chiudi si ferma. E adesso anche finì, basta, cazzo. Cingoli e sensore per i sassi. Pi, pi, pi. Ha fatto così, mi ha fatto pa! Anche là, tema. Anche là è bastardo perché vai giù, fai una ruota e non riesci a tagliare. Dietro tutto il peso. Questo mi... Adesso mi metto, anche là è messo in crisi, vedi? Guardalo là, tutta la potenza del carico, lì devi sfruttare la tua, peso indietro tutto. Fammi mettere un po' più in su, va. Un po' più in salvo. Manovra consentita, no? Ma perché fai così? Scusa. No, mi occhio quando salgo io.